Adesso andiamo a Ischia, dove cala il sipario sul Global Fest con Enrico Doringer e subito dopo la presentazione del prossimo Festival Comicron a Ponte Landolfo. Vediamo. Credo sia molto interessante l'idea di Aurelio De Laurentiis di tentare iniziative comuni con altri stati americani nel campo dell'organizzazione culturale. Intendiamo legare sempre di più la valorizzazione della cultura, del cinema, del mondo audiovisivo, dei beni culturali, ai capitali privati, agli investitori privati. È un salto culturale che dobbiamo fare fino in fondo ancora nel nostro paese. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha concluso sull'Isola Verde la 13ª edizione del Festival Cinematografico Ischia Global, con la proiezione in anteprima europea del film 10,000 Saints di Shari Spring Berman e Robert Pulcini, alla presenza della produttrice Trudy Styler, un movie che propone le problematiche adolescenziali del giovane Jude nel tentativo di ricongiungersi col padre biologico. A seguire la serata di gala, che la presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha visto avvicendarsi sul palco per i riconoscimenti il gota del cinema, della musica e dell'imprenditoria internazionale, dalla stilista venezuelana Carolina Herrera al genio dell'intrattenimento Ted Sarandos della Netflix, dal regista Lee Daniels al nostro Mario Martone, Ischia Award per il film dell'anno Il giovane favoloso sulla vita di Leopardi, che continua a mietere successi internazionali e potrebbe rappresentare l'Italia agli Oscar 2015, fino al patron della Microsoft Paulo Allen, alla presidentessa dell'Academy per l'assegnazione dei premi Oscar, Cheryl Boone Isaacs, premiata sul palco dal presidente De Luca, che ringraziando gli autorevoli ospiti li ha invitati a investire nella grande bellezza della Campania.